there, but it feels like it. Obviously a major malfunction. Well, I'm not a crook. Robert Kennedy was shot in that ball. And we continue the season's final edition of our Maxwell House Good News 1930. Walter Winchell, good evening, Mr. North American. All the ships at sea. Let's go to press. E avete visto che sono arrivate un po' fuori del sistema solare, alle stelle lì che ci sono vicine. Ok, allora adesso noi vogliamo fare un esperimento. Il sistema solare, avete presente ragazzi, o anche gli adulti, soprattutto perché i ragazzi magari non li hanno ancora studiati, quali sono i pianeti del sistema solare? No? Adesso li vediamo. E anche li facciamo dal vivo. Qua vedo già tanti di bei piccoli pianeti. Ecco qua. Allora, i pianeti, eccoli qua. Questo qua grande, ovviamente, è il Sole, che occupa il 99% della massa, il 99% della massa di tutto il sistema solare è nel Sole. E poi abbiamo, vedete, questo qua piccolino è Mercurio, poi c'è Venere, la Terra con la Luna, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, e qua ci sono anche i satelliti, quelli più grandi che poi vedremo. Allora, attenzione, qua mi serve dei volontari. Mi servono dei volontari. Allora, mi serve una persona abbastanza corpulenta per fare il Sole. Allora, vediamo. Qualche volontario per fare il Sole? No, sei troppo piccolo. Abbiamo detto corpulento, no, però essere offensivo, perché è una persona importante. Tu sei un altro pianeta, non ti preoccupare, farai un pianeta anche tu. Qua qualcuno che faccia il Sole. Tipo lei, vuole venire a fare il Sole. Si mette là, fa il Sole. Oh, eccolo qua, abbiamo trovato il Sole. Facciamo tipo in scala. Allora, qua abbiamo il Sole. Vicino mi serve Mercurio. Tu sei la più piccolina. O vuoi fare tu Mercurio? Ti metti qua. Qua. Ecco qua Mercurio. Ecco, Mercurio vicinissimo al Sole, mi raccomando. Dopo, Venere, vuoi far Venere? Vieni qua, Venere qua. Ecco qua abbiamo la Terra, vieni qua a fare la Terra, tu qua.
facciamo Marte. Servirebbe un altro ragazzo, vieni qua a fare Marte. Poi, ragazze, fascia degli asteroidi, tutti qua. Tutti i ragazzi qua a fare gli asteroidi. Finite, va bene. Qua, qua, qua. Altri ragazzi, asteroidi. Ecco qua, qua abbiamo tutta una fascia. Vedete che c'è anche qua, anche all'interno. Così, dove a terra sto fermo più, dove lì. Ecco. Ecco qua. Questa è la fascia degli asteroidi che divide i pianeti interni, rocciosi, Mercurio, Venere, Marte, dove Marte. Eccolo. Ah no, Marte, scusami. Vieni avanti, asteroide. Ecco, Marte, scusami. Mi mancava Marte. Ecco qua, la fascia degli asteroidi. Ecco, senti qua. Adesso mi servirebbe un signore che faccia Giove. Come se l'hai il papà che voleva? Che si era messo in prima figlia per non essere interrogato. Posso fare Giove? Sì. Volevo fare Sole. Qua, e ora Giove e Saturno? Qua, cioè. E ora Giove mi incontro avanti, perché adesso cominciamo a allontanarci. Allora, Saturno. Ah beh, qua. Saturno. Qua lontano, lontano, Saturno, qua lontano. Anche Giove un passo più avanti. Ecco qua. Poi abbiamo, mi serve Urano e Nettuno. Ragazzi, voi qua, niente asteroidi. No, fate la nube di orto, voi qua in fondo. No, qua. Allora, Urano, un signore che mi faccia Urano. Dopo interrogare qua, tortura. Anche, va, 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 va. Si è qua pronto. Urano e poi Nettuno, ultimo anche una signora, non importa. Nettuno vuole fare Nettuno, eccolo, pronto Nettuno. Nettuno, ragazze, quale nube di orto qua in fondo? No, non interrogo nessuno, parlo io. Ecco, eccolo. Ecco qua, e qua abbiamo la nube di orto. Ragazzi, anche tu, maglioncino giallo, eccoli qua, benissimo. Guardate, non siamo in scala, però pensate che tra il Sole e la nube di Oort ci sono miliardi di chilometri di distanza. Ok, adesso, Valerio, potete passarmi l'immagine del Sole? Iniziamo allora adesso dal Sole. Le caratteristiche, non interrogo nessuno, dico io che cos'è il Sole. Quindi io. Eccolo qua. Il Sole ha un diametro di 1392 milioni di chilometri. Ecco, beh, corposo, infatti, deve essere una persona di peso. È una stella di tipo spettrale G2. Ha una temperatura superficiale di 5800 gradi Kelvin, però la temperatura del nucleo è di 15 milioni di gradi, quindi caldissimo, perché all'interno avviene la fusione termonucleare. Da due atomi di idrogeno si forma l'elio e si produce l'energia che dopo arriva a noi tramite i raggi. Poi abbiamo Mercurio, una bellissima bambina con la donna Pissée, eccola lì. Mercurio, che è un pianetino, che sarebbe più brillante. Mercurio, che è vicinissimo al Sole. Mercurio, vicinissimo al Sole. Eccolo qua. È piccolo, ha un diametro di 4880 km, ha una distanza dal Sole solo di 58 milioni di chilometri e ci mette 88 giorni a fare un giro intorno al Sole, solo 88 giorni, e 58 giorni a girare intorno a se stesso. Quindi quasi quasi ci mette di più girare intorno a se stesso che girare intorno. Da quanto vicino è? Ha una temperatura dalla parte soleggiata di 350 gradi centigradi, dalla parte invece che non è soleggiata, meno 170 gradi, quindi
quindi diremo che è impossibile viverci, anche se è un pianeta roccioso. Poi abbiamo Venere. Eccola qua, Venere, la ragazzina qua, scritto il nome. Infatti Venere, ora dopo vedremo, ha un diametro di 12.104 km, una distanza dal Sole di 108 milioni di chilometri, ci mette 224 giorni a girare intorno al Sole e ci mette di più a girare intorno a se stessa, quindi è lentissima a girare intorno a se stessa, ci mette 243 giorni. Poi ha una temperatura superficiale di 480 gradi sotto le nubi. Sopra le nubi, che qua ci sono nubi però di ammoniaca, ragazzi, irrespirabile, caldissimo, un inferno. Temperatura sopra le nubi invece è di meno 33 gradi. Poi abbiamo la Terra, eccola qua, la Terra la conosciamo tutti, ci abitiamo da una vita sulla Terra. Ci mettiamo 24 ore circa a fare un giro intorno a noi stessi, quello si chiama periodo di rotazione. Periodo di rivoluzione, 365 giorni e 6 ore per girare intorno al Sole. Okay? Abbiamo un satellite che è la Luna. Poi c'è Marte. Eccolo qua, Marte, che ha un diametro, cosa c'è scritto, me ne vuole che diametro? 6.787 km. Ha una distanza di 228 milioni di chilometri dal Sole, ci mette 687 giorni girare intorno al Sole e 24 ore come la Terra girare intorno a se stesso. Quindi anche lì ci sono i giorni come i nostri, di 24 ore. Invece su Mercurio il giorno è di 58 giorni, ci mette 58 giorni a girare, e 243 lì. Cioè, giornate lunghe, così. Adesso abbiamo la fascia degli asteroidi, che è lì, composta da una miriade di pianetini, di rocce, che dividono, abbiamo detto, i pianeti interni, che sono tutti rocciosi, piccoletti, vedete anche voi che siete piccoli, dai pianeti che cominciano a essere più grandi. Ecco qua, in pallino qua la telecamera. Allora abbiamo Giove, passiamo a Giove. Eccolo qua, enorme Giove, enormissimo, è una stella mancata. Ha un diametro di 142.800 km, ha una distanza di 778 milioni di chilometri. Allora, all'interno del Sistema Solare si usa come unità di misura l'unità astronomica, che è la distanza media tra la Terra e il Sole, che è di 150 milioni di chilometri. Quindi i pianeti interni hanno tutti circa l'unità astronomica è la Terra, un'unità astronomica e mezza è la Marte. Adesso cominciamo con quelli esterni, quelli gassosi, a avere distanze che sono 5 unità astronomiche. Ha un periodo di rivoluzione, cioè fare un giro completo intorno al Sole ci mette 11,86 anni. Però gira intorno a se stesso in modo velocissimo, in 9 ore ha già fatto un giro. Praticamente è gassoso e ha una temperatura superficiale, se possiamo parlare di superficie perché non c'è, comunque la superficie è di meno 153 gradi centigradi. Freddissimo anche lì. Praticamente è solo elio, idrogeno elio. Poi abbiamo Saturno, eccolo qua. Attorno a Giove ci sono tantissimi pianeti, satelliti rocciosi, il più grande è Ganimede, che è più grande della Luna e più grande di Mercurio anche. Abbiamo Saturno adesso, eccolo qua, Saturno, signore degli anelli, perché uno o più pianeti, satelliti, scusatemi, che girava intorno a Saturno si è rotto per questi per fenomeni mareali, eccetera,
e tutti i frammenti stanno girando intorno al piano equatoriale del pianeta. Ha un diametro di 119.300 km, una distanza di 9,54 unità astronomiche, ci mette 29 anni abbondanti per fare un giro intorno al Sole, e una temperatura, anche lui è gassoso, una temperatura superficiale di meno 185 gradi centigradi. Poi arriviamo a benvenuti gli ultimi arrivati, prego sedete. Io sono per chi sono gli amici, non sarebbe mai per questo. Adesso abbiamo avanti Urano, eccolo qua, sempre più lontano. Io vedo manco una vita. Diametro 51.200 km, distanza dal Sole 19 unità astronomiche. Ci mette 84 anni a fare un giro intorno. Quindi ragazzi, se abitassimo su Urano, nessuno di noi avrebbe un anno, perché se avevo 84 anni per fare un giro, tutti giovanissimi. Ci mette però 17 ore a fare un giro completo intorno a se stesso, ha una temperatura massima di 200 gradi e minima di meno 215. Anche qua non è proprio il posto ideale per vivere. Poi abbiamo Nettuno. Eccolo qua, Nettuno, questo è il più lontano, ci mette 164 anni a fare un giro completo intorno al Sole, quindi nessun essere vivente, l'essere umano, ha mai visto un giro completo di Nettuno intorno al Sole, e è a 30 unità astronomiche di distanza dal Sole e ha un diametro di 49.500, temperatura meno 220 gradi. Poi in fondo abbiamo la nube di Oort, che segnala il fine del sistema solare, e lì è tutto composto da piccoli frammenti rocciosi da cui ogni per instabilità gravitazionale ogni tanto parte una cometa, parte una roccia che viene attratta dal Sole là lontano, che ogni tanto si ricorda di avere figli lontani, li attira a sé e si riporta vicini e parte la cometa. E poi ci sono delle comete che sono cicliche, cioè che ritornano intorno, hanno un'orbita ellittica, quindi ritornano a far visita dal Sole, e altre o si sfracellano sul Sole oppure causa effetto fionda assumono una velocità tale che le fa uscire dalla nube di Oort e non le vedremo mai più. Questi sono i nomi che abbiamo, vedete, sono tutti nomi di divinità greche praticamente. Adesso quindi Valerio ci racconterà un po' della mitologia che sta sotto questi nomi. Allora, per la mitologia cominceremo ad occuparci di Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole, oserei dire. E niente, Elios, il Sole. Elios, vogliamo farla. Beh, il Sole era considerato, il dio del Sole veniva considerato Elios. Non so se usare, mi sentite ugualmente? Sì. Ecco, perché così magari c'è meno brusio. Allora, Helios era il dio del sole e gli antichi greci ritenevano che ogni giorno partisse e attraversasse la volta del cielo con il suo carro e percorresse la volta. Sua sorella era la luna, ovviamente, chiamata dai greci Selene. Helios era il figlio di un titano, Iperione, poi vedremo cosa sono i titani, magari se fai un accenno ai satelliti allora andremo a vedere anche quello. Ed è interessante la descrizione che ne dà per esempio Gabriele D'Annunzio in Ditirambo XIII, quando, non so se a scuola voi bambini avete fatto Dedalo Icaro, il mito di Dedalo Icaro. No, Dedalo era un architetto che viveva a Creta ed era stato imprigionato dentro il labirinto che lui stesso aveva progettato. In questo labirinto era stato tenuto
prigioniero il Minotauro. Avete fatto il mito del Minotauro, neanche quello? Qualcuno? Il Minotauro, Teseo che uccide il Minotauro. Va bene. Lui e suo figlio vengono rinchiusi dentro e non c'è modo di uscire da lì, da questo labirinto. Allora riesce Dedalo, essendo un architetto, un ingegnere, a costruire con del legno, con della cera e con delle piume che trovano, delle ali, e se le attaccano alle spalle e con quelle cercano di uscire volando da questo labirinto. Allora il padre, Dedalo, dice al figlio Icaro: mi raccomando, parto io per primo, tu seguimi, stammi sempre dietro e non cercare di andare troppo alto, troppo in basso, perché se troppo sali il calore di Helios, del dio del sole, farà sciogliere la cera delle tue ali e ti farà precipitare. Ma se volerai troppo basso, il vapore dell'acqua, del mare, dell'oceano renderà più pesanti le tue ali e quindi ti farà cadere in acqua. Quindi seguimi, perché la cosa più importante in questo volo, come nella vita quotidiana, è mantenere il giusto mezzo, la via di mezzo tra il troppo da una parte e il troppo poco dall'altra. E Icaro tra sé e sé pensa: né ora né mai io sarò tuo pari, e appena tu partirai io sicuramente mi staccherò da te, perché non voglio essere come mio padre, non voglio seguire le istruzioni. Io miro a qualcosa di più alto, voglio, primo tra tutti gli uomini, osare arrivare direttamente a vedere il Dio del Sole. Quando Dedalo parte, suo figlio immediatamente punta verso l'alto e con le sue ali si alza sempre di più. E dall'alto osserva giù il mare, le barche, e a lui gli pare quasi che ci siano i marinai delle navi che gli dicono: forza, forza, forza Icaro, vai più su, vai dove nessun altro uomo è mai stato. E lui vola, 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 e a un certo punto si innalza e vede il carro del sole, trainato dal sole con i suoi cavalli infuocati da Helios, e lui si avvicina, già sente le piume e le ali che cominciano a cedere, e a un certo punto allunga la mano quasi per toccare la ruota del carro di Helios, del dio del sole, e per un attimo Helios si gira così e con lo sguardo lo osserva, lo guarda. In quel momento lì le ali si sciolgono completamente, lui precipita nell'oceano e muore, ma mentre precipita sorride felice, perché per primo tra tutti gli uomini è arrivato così vicino alla divinità. Ecco, e quindi Sole, Helios appunto, era considerato una divinità molto importante. Poi abbiamo Mercurio. Allora, sì? Volete sedervi, ragazzi? Siete stanchi? Sì, perché sennò facciamo fare sistema solare, cioè, fino alla fine. Esatto. La serata, poveretti. Allora adesso abbiamo Mercurio. Ah, Mercurio è un personaggino che era il dio dei ladri, ma nello stesso tempo era anche il dio della medicina, quello che conosce tutti i segreti per guarire. Ok? E infatti lui è quello che vola, non so se avete mai visto, ha l'elmo e anche i calzari, le scarpe, con le ali. È il messaggero degli dèi, quello che trasporta i messaggi che Zeus, il padre di tutti gli dèi, vuole comunicare, e durante il volo ha come simbolo, come scettro, tiene in mano il caduceo, che, non so se avete notato, è il simbolo che trovate nelle farmacie e anche quando andate in ospedale. È quella specie di palo con due ali, due serpenti arrotolati tra di loro, che con la testa si fronteggiano, e le ali in alto. Avete mai visto il simbolo delle farmacie? Sì. Quello è il caduceo. Quello è il simbolo di Hermes Mercurio, è simbolo della medicina. Molti di voi si saranno chiesti chissà cosa rappresenta questa specie di scettro che ha. Ebbene, qui andiamo su una cosa che voi bambini fino a un punto capirete, magari grandi un po' di più, perché si tocca per un po' anche l'aspetto esoterico, diciamo.
quel palo che lui tiene in mano è la vostra colonna vertebrale, e i due serpenti che si intrecciano tra di loro rappresentano l'energia positiva e negativa, quello che viene rappresentato dai cinesi anche con il simbolo del Tao, il positivo e il negativo, le due energie alla base della nostra colonna vertebrale che si intrecciano tra di loro e, risalendo lungo la colonna vertebrale, aprono la mente al mistero divino, alla grandezza dello spirito, e quindi la nostra mente può spiccare il volo per avvicinarsi al mondo degli dèi. Ecco perché sulle sommità ci sono anche delle piccole ali. Vuol dire che grazie a quell'energia lì che ci mantiene in salute, noi possiamo anche avvicinarci al mondo divino. Quindi molto interessante quel simbolo lì. Dopo abbiamo Venere. Venere è la dea della bellezza. I greci la chiamavano Afrodite. Afrodite, la dea della bellezza, chiamata anche Venere, veniva rappresentata sempre come una donna ferma, stabile, a 35 anni di età, perché non doveva essere né troppo vecchia da essere con le rughe, diciamo, e neanche troppo giovane da sembrare immatura. Venere era considerata la donna più bella, ovviamente, dell'universo, e ambita da tutte le divinità. Era sposata con Efesto, chiamato dai greci Vulcano. Voi avete già visto i vulcani, no? Vedete che dalla sommità del vulcano esce della lava, del fuoco, dei lapilli. Gli antichi greci pensavano che nelle profondità della terra ci fosse questo gigante, questo uomo, abbastanza burbero, abbastanza grezzo, zoppo peraltro, perché Zeus l'aveva fatto cadere giù dall'Olimpo e lui si era rotto la gamba, era rimasto anche zoppo, brutto peraltro, che forgiava e lavorava i metalli con il suo martello. E Venere ovviamente era contesa da tutti gli dèi, perché era talmente bella che tutti quanti avrebbero voluto averla per moglie. E Zeus, quasi per giocare un brutto scherzo, tra virgolette, la dà in sposa a questo qua, a Vulcano, ad Efesto, quindi la donna più bella dell'universo, in sposa, tra virgolette, con quello più brutto dell'universo, possiamo dire. Ecco. E dopo Venere abbiamo la Terra, ovviamente. La Terra ha una storia, perché veniva chiamata Gaia. Gaia dai greci, e i romani la chiameranno Gea, però è la stessa divinità. Dalla parola Gea, vi ricordate che parola deriva? Cos'è, che materia hai studiato a scuola? Geografia. Bravissimo. Gea, quindi la madre Terra, grafia, grafos, segno, cioè il disegno dello studio della forma della terra. Pensatevi che i greci pensavano che l'universo fosse infinito e preesistente a tutto, e che da questo ammasso di materia sparsa nel cosmo ovunque, a un certo punto ha preso forma per prima proprio Gaia, cioè la Terra. Lei genererà un figlio da sola di nome Urano, che è un altro pianeta che troviamo nel sistema solare. E non essendoci altre persone, lei diventerà anche la moglie di Urano. Okay. Posso chiederti di spegnere proprio tutto? Stacca proprio qualunque. Gaia insieme ad Urano genereranno i Titani, uno dei satelliti di Saturno. Si chiama Titano. I Titani erano 12 Titani, ed erano birboni, perché
erano abbastanza cattivi e anche bisognava stare attenti ai titani. Uno di questi titani si chiamava Crono. Vi ricordo un nome, Crono? Cronografo. Crono, Cronos vuol dire tempo. Era il titano che governava il tempo. E un altro era Atlante, che dopo aver combattuto, ci sarà una guerra, dopo vedremo, e Atlante verrà costretto a portare il pianeta Terra, tutto il pianeta Terra sulle sue spalle come punizione. E Crono, a un certo punto, che cosa fa? Riuscirà ad uccidere Urano, che era suo padre, e però una volta ucciso suo padre, lo spirito di suo padre gli viene in sogno e gli dice: guarda che come tu hai ucciso me per diventare capo di tutti i 12 titani, così uno dei tuoi figli farà fuori te. Lui, dallo spavento, che cosa fa? Comincia a ingoiare i figli che ha con Rea. Ogni volta che gli nasce un figlio o una figlia, lui se li mangia, li manda giù. E che cosa fa? Sostituisce l'ultimo figlio nato, che si chiamava Zeus, con una pietra, avvolge una pietra dentro uno straccio, glielo dà come se fosse il bambino e lui, senza tanto guardare, se lo mangia. Del resto, pensateci un po', qual è l'unica cosa, che elemento che divora tutte le cose al mondo e nell'universo? Il tempo. Il tempo. E Cronos, essendo il dio del tempo, che cosa poteva fare se non divorare tutto? No, anche la nostra vita viene divorata da Crono. Ogni secondo che passa ci fa invecchiare e ci avvicina al momento della nostra scomparsa. Quindi Crono fa bene il suo lavoro. Zeus che cosa fa? Riesce a liberare tutti i fratelli che erano già stati mangiati da suo padre, da Crono, e lì comincia la titanomachia, cioè lo scontro, la battaglia tremenda che durerà anni e anni e anni tra i 12 titani e Zeus insieme con tutti gli dei dell'Olimpo, quindi Mercurio, Marte, Ares, tutte le varie divinità combattono insieme, le divinità dell'Olimpo, contro i titani. E a volte sembra che vincano i titani, a volte sembra che vincano loro, fino a quando non vengono forgiati i fulmini per Zeus, il quale con i suoi fulmini riesce a distruggere i titani, ma essendo immortali, cioè non possono morire, no? Quindi che cosa fa? Lui li prende e li imprigiona nel Tartaro, cioè li mette sottoterra in una prigione e li lascia sottoterra e prende lui il comando. E da di lì comincia appunto i miti come li avete studiati a scuola, appunto con Zeus e le varie divinità. Tra le altre cose, sapete come si scrive Zeus in greco antico? Si fa una D a forma di triangolo, D, un rombo che sta per la O e una S storta, Dios, che si pronuncia Zeus. Quindi la parola Dio, usata anche nella religione cattolica, in realtà tradotta nel greco, che viene dal greco, significa Zeus. È da di lì che viene anche quella parola. Zeus dopo dal greco è diventato in latino Deus, e da Deus, Dio, appunto c'è stata la trasformazione. Marte era il dio della guerra, chiamato Ares. Però i greci non lo consideravano molto interessante, perché era un dio violento, feroce, cattivo e sostanzialmente stupido. Era un belloccio, cioè era un bell'uomo, molto atletico, ma stupido. Lui faceva la guerra, portava la guerra dappertutto. E spesso, se voi leggete qualche mito legato a Marte, vedrete che lui perde, viene anche sconfitto. Cioè gli eserciti che lui appoggia, o quando lui stesso scende in battaglia, alla fine lui fa un disastro, porta delle guerre, distruzione, morti, sofferenza, ma lui stesso viene sconfitto. E Zeus stesso lo reputava probabilmente il più sciocco dei figli che aveva,
mentre come dea della strategia per la guerra e della filosofia aveva la dea Atena. Già sentita nominare? La dea Atena. La dea Atena aveva per simbolo, nasce dalla testa di Zeus, e per simbolo sullo scudo portava la civetta, chiamata anche nottola. I romani la chiameranno Minerva. Perché secondo voi una civetta sullo scudo in tempo di pace è il simbolo di Atena, che era la dea della filosofia, della saggezza e della strategia militare? Perché? La civetta che animale è? Un animale diurno o notturno? Notturno. Era il simbolo dei filosofi, perché la civetta vede bene al buio quando tutti gli altri dormono. Quindi, essendo la dea della filosofia e della saggezza Atena, era quella che insegna gli uomini a vedere là dove tutti gli altri uomini non riescono a vedere perché sono dei dormienti. Cioè tu sei sveglio, ma in realtà è come se dormissi, perché non ti è chiara una visione globale di qual è la vera realtà. Questo naturalmente in tempo di pace. In tempo di guerra invece portava sullo scudo la testa di Medusa. Avete mai visto la testa di Medusa com'è? Con i serpenti al posto dei capelli. Perché? Perché la potenza di Atena era tale che quando lei mostrava lo scudo, chi osservava Medusa rimaneva pietrificato. Medusa pietrificava tutti coloro che la guardavano. Quindi in tempo di guerra sullo scudo portava lo scudo con la testa di Medusa, in tempo di pace la civetta, simbolo di saggezza. Giove abbiamo già raccontato, perché Zeus per i greci veniva chiamato Giove dai romani, è esattamente la stessa divinità. Ma dopo abbiamo Urano e ne abbiamo già parlato, quindi Saturno è Crono, il dio del tempo, quindi abbiamo fatto anche quello. Nettuno invece veniva chiamato dai greci Poseidone. Nettuno è il dio del mare, fratello di Zeus, partecipa alla titanomachia, cioè il combattimento contro i titani, e aiuta Zeus con quel forcone che vedete. Avete mai visto che ha sempre in mano una specie di lancia con un tridente? E sapete come si chiamava quel tridente? Ha un nome che è importante, perché vi fa vedere come molte parole dialettali venete hanno origini greche. Come chiamavano i vostri nonni la forchetta? È il piron. Nettuno, Poseidone, impugna il piron. È l'arma di Nettuno. Si chiama proprio piron. E siccome ha la forma di una forchetta, e i veneti antichi commerciavano moltissimo, erano in rapporti molto stretti con la Grecia, perché noi vendavamo i cavalli ai greci, che come sapevamo addestrare i cavalli noi veneti? Non lo sapeva fare nessuno. Molti cavalli veneti vincevano anche le Olimpiadi in Grecia. Avere un cavallo veneto era come avere un Ferrari testa rossa. Solo i ricconi in Grecia potevano permettersi un cavallo veneto. E dai greci ovviamente compravamo olio extravergine di oliva, fichi secchi, anfore, monili e robe del genere. Quindi c'erano degli grossi scambi e le navi greche entravano qui nel porto, nell'area appunto della laguna veneta, che non si chiamava Venezia ancora, e commerciavano con i veneti. E moltissime parole greche sono entrate nel linguaggio veneto, perché anche la parola, quando a scuola gridate troppo e la maestra vi dice basta sigare, no, senti come chi siga, sighe sighe, in greco sighe vuol dire fate silenzio, esattamente il contrario, perché c'erano i veneti che già all'epoca erano dei chiacchieroni, e quando arrivavano le navi greche scaricavano, oh, ciao papà,
era tutto un urlamento. I greci invece, che erano un popolo sempre molto composto, molto preciso, molto, no, dicevano sighe, fate silenzio. E i veneti, per prendere in giro i greci, no, ah, sighe. Da di lì è arrivata fino ai giorni nostri la parola sigare con significato opposto. Questo per dirvi come. Comunque Poseidone, dio del mare, Nettuno, Urano l'abbiamo fatto. Adesso abbiamo Ganimede, perché abbiamo. Ma di Ganimede sapete cosa c'è da dire? Poco, in verità era un ragazzo bellissimo, infatti una volta, adesso non si usa più, ma in passato si diceva essere belli come un, è bello come un Ganimede, dicevano, no? Per cui c'erano le dee dell'Olimpo che erano tutte innamorate di questo Ganimede, eccetera. Cosa hanno fatto? Lo hanno preso, rapito quasi, portato sull'Olimpo, lui faceva il coppiere, era quello che serviva da bere agli dei, e dopo ovviamente è diventato anche... È il satellite più grande di Giove, e il più grande satellite, che abbiamo detto anche prima, è più grande di alcuni pianeti anche, è più grande di Mercurio, ha un diametro di 5.262 km e poi l'altro grande è Titano, Titano. Che è di Saturno. Abbiamo già parlato di Titani, con 5.150 km. Questi sono effettivamente dei pianeti, ma sono stati catturati rispettivamente da Giove e da Saturno. Se uno dei pianeti del sistema solare, pianeti, tra virgolette, per questo satellite, dove potrebbe esserci vita, è Titano, anche se a condizioni abbastanza proibitive come temperatura, però sembra ci sia tipo vita all'interno di qualche pozza d'acqua ghiacciata ai poli. Sembra, perché sonde ne sono state mandate, però non così da poter giustificare che ci sia la vita. Tenete presente che uno dei titani era anche Prometeo, quello che ha rubato il fuoco agli dei, a Zeus, per donarlo agli uomini e toglierli da quello stato primitivo in cui vivevano, e per questo è stato punito, è stato incatenato a una roccia sulle montagne del Caucaso con un'aquila che gli morde il fegato, facendolo soffrire da matti, ma non può morire perché il fegato subito dopo si riforma, in quanto lui, essendo una divinità, è immortale. Quindi non può morire, però può soffrire, e quindi il povero Prometeo è ancora là che sta soffrendo alla grande. Ah, ecco. Si sente anche senza microfono? Sì, no. Allora evitiamo tutti i rumori di fondo. Allora, abbiamo visto anche i miti che ci stanno sotto i nomi del sistema solare. Adesso. Prima nel viaggetto che avevamo fatto all'inizio avevamo visto che, e abbiamo anche letto, vi ho letto prima, quanto tempo impiega i vari pianeti a girare intorno al Sole. Attenzione, il Sole non è fermo, però sta ruotando anche il Sole intorno al centro della galassia, della nostra galassia, che abbiamo detto è la Via Lattea. Allora, questa è la nostra galassia. Noi abitiamo in un braccio periferico. Sole, vedete? Questo di sangue. Ovviamente stiamo ruotando intorno al centro della galassia. Il Sole, con tutti i suoi pianeti, nube di orbe, eccetera, sta ruotando intorno al Sole. Okay? In 230 milioni di anni riusciamo a fare un giro completo. E noi insieme giriamo. Attenzione, che forse non avete mai visto questa immagine, vi faccio vedere un'animazione di qual è il moto
attenzione. Allora, vedete, i pianeti ruotano intorno al Sole, ma il Sole si muove. Quindi noi stiamo rincorrendo continuamente il Sole. Questa qua con la traiettoria strana è una cometa che si sta avvicinando al Sole e noi continuiamo a girare. Vedete che è un moto tipo un'elica, moto elicoidale. Avevate mai visto? Pensavate che ruotassimo così in modo statico e invece ci muoviamo anche nello spazio oltre che l'intorno. Non è solo un moto piano. Sì, sui libri di scuola vengono sempre messo il sistema solare, no? Come se fosse fermo il Sole e i pianeti che girano intorno. In realtà lui si sposta a 70.000 km orari e spostandosi trascina dietro tutti i pianeti con la forza di gravità. Quindi si avvitano proprio come una vite a spirale e lo inseguono nello spazio. E quindi non è che di anno in anno torniamo nella stessa posizione, no, perché ci stiamo spostando anche all'interno del braccio di Orione, stiamo girando, quindi ogni secondo è unico e irripetibile sia nello spazio che nel tempo, ragazzi. Quindi, allora, aspetta qua. Adesso volevo farvi vedere quello che non vedete mai, perché non guardate mai in alto. Eccolo qua. Allora, io ho un programma che ci fa vedere se fossimo fuori. Allora, se noi adesso in questo momento fossimo fuori, vedremmo questo. Allora, siamo fuori, stiamo guardando verso sud e vediamo che sta tramontando la costellazione di Orione, che è questa qua. Forse la conoscete, forse l'avete vista qualche volta, con la stella più luminosa che c'è adesso in cielo, che è Sirio. Questa qua è la costellazione di Orione. Anche sotto Orione c'è una bellissima storia mitologica, ma a me interessavano anche le Pleiadi, che sono queste qua. C'è lì ragione. Le Pleiadi. Allora, un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi prima. La macchina del tempo esiste, lo sapete, vero? Solo osservando il cielo noi stiamo facendo un viaggio nel tempo, nel passato. Perché abbiamo detto prima, no, che la velocità della luce è di 300.000 km al secondo. Quindi la luce che sta partendo, tipo che è partita, che vediamo adesso di Sirio, eccolo qua, questo qua che vi ho illuminato, è una stella che è a circa 6-7 anni luce dalla Terra. Quindi vuol dire che la luce ci ha impiegato 7 anni ad arrivare qua. Quindi noi stiamo vedendo la luce che è partita 7 anni fa, quindi stiamo guardando indietro nel tempo. Quando noi osserviamo il cielo, stiamo guardando nel passato, stiamo guardando indietro, come quelli di Sirio, se potessero vederci, ci vedrebbero come eravamo 7 anni fa, perché a loro arriva adesso l'immagine di 7 anni fa. Quindi siamo sempre sfasati. Anche la luce del sole, quella che ci arriva tutti i giorni, ci mette 8 minuti. Se paradossalmente il sole scoppiasse, noi ci accorgeremo dopo 8 minuti che il sole è scoppiato, perché ci vuole 8 minuti a un raggio del sole arrivare fino a noi. Quindi noi quando guardiamo le stelle stiamo guardando nel passato. Okay? E un'altra cosa importante è che le costellazioni, tipo questa qua di Orione, vedete che sto coinvolgendo, noi la chiamiamo Orione perché abbiamo in mente i miti greci e il racconto di Orione, il guerriero. Altre civiltà
chiamano con altri nomi, antichi egizi chiamavano questo come Osiride, perché quello che noi proiettiamo nel cielo è sempre una proiezione di quello che noi sappiamo. Quindi se noi conosciamo i miti greci, ci raccontiamo la storia che quello lì ci assomiglia al guerriero, ok? I cinesi che non hanno il mito di Orione lo chiamano in un altro modo e congiungono le stelle in un altro modo anche. E un'altra cosa importantissima è che le stelle che a noi sembrano essere vicine qua, in realtà non lo sono, perché è solo un fatto prospettico. Aspetta un attimo che vi faccio vedere, perché avevo anche questa immagine, per farvi capire che Orione, per esempio, noi lo vediamo schiacciato, come le stelle fossero vicine. In realtà, eccolo qua, in realtà questa è la costellazione di Orione, no? Quella che vediamo anche a occhio nudo, basta che sia cielo, sia sgombro di nubi, uno, e senza tante luci artificiali, due. In realtà, vedete, le stelle, questa è la Terra, le stelle sono lontanissime tra loro, ci sembrano vicine a formare questo strano disegno. Sì, voglio dire che lei è un rombo con sotto un trapezio. Sembra una moca. Ecco, sì, sembra una moca, sì. Ma in realtà noi abbiamo che la stella qua, Bellatrix, è a 250 anni luce dalla Terra. Betelgeuse a oltre 400. E l'altra, vedi, e qua invece sembrano vicine, invece sono a 200 anni luce una dall'altra. Sembrano vicine solo perché sono in prospettiva, cioè una più avanti, una più indietro, noi siamo talmente lontani che le vediamo come proiettate su uno schermo piano, ma invece in realtà noi guardiamo indietro nel tempo e in profondità nello spazio anche quando stiamo guardando le stelle. E eccola qua, allora, Orione con la sua storia e le sue bellissime stelle, quindi questa non è una costellazione formata da stelle vicine fisicamente. Le uniche che sono vicine fisicamente sono le Pleiadi. E adesso qualcuno di voi conoscerà anche lo stemma che ho messo. Allora, le Pleiadi sono vicine alla costellazione di Orione e a quella del Toro. Dopo ve le faccio vedere lì nella mappa. Questo è l'unico insieme di stelle che sono effettivamente vicine perché fanno parte di un ammasso aperto. Sono conosciute fin dall'antichità e hanno i nomi di sette ninfe, sì, che dopo la sì, e sette sono visibili a occhio nudo, e è un test adesso di acuità visiva. Cioè uno se le vede tutte e sette vuol dire che le vede bene e è un luogo senza tante inquinamento luminoso. Questo logo qua, chi lo riconosce? Dimmi. È un simbolo di una macchina. Sì, ti ricordi di quale? Quale? No, è una macchina giapponese. La Subaru, esatto. Perché in giapponese le Pleiadi sono la Subaru. Quindi la marca automobilistica ha preso come simbolo proprio le Pleiadi. Vedete? Però loro ci vedono meno dei greci, ne vedono sei loro. Noi abbiamo sette. Allora, raccontiamo un po' chi erano queste Pleiadi. Beh, le Pleiadi erano innanzitutto le figlie di un titano Atlante che aveva partecipato alla titanomachia, alla battaglia contro gli dei dell'Olimpo, ed essendo stato sconfitto era stato condannato da Zeus a portare la terra sulle sue spalle, quindi lo vedete sempre messo così
con il mondo sulle spalle. Lui ha avuto 7 figlie, tra cui una che si chiamava Maia, che dall'unione con Zeus, proprio con Zeus, diventerà la mamma, metterà al mondo Hermes, cioè Mercurio, il famoso Mercurio, messaggero degli dei. Aveva per mamma appunto una delle Pleiadi, ed è stata l'unica tra l'altro che si è che ha avuto modo di unirsi a una divinità, e mentre la meno luminosa delle stelle viene chiamata Merope, appunto perché invece quella si era dovuta accontentare di un umano, quindi meno luminosa per quello. Ecco, le Pleiadi erano bellissime, erano delle ragazze, delle ninfe. Noi le conosciamo come fate, i greci le chiamavano ninfe, però sarebbero delle fate. Ed erano amiche di Artemide, che era la dea della caccia e associata alla luna come elemento. Orione era un grandissimo cacciatore, talmente bravo che usciva tutte le notti a caccia insieme con Sirio, che era il suo cane. Infatti nella costellazione, voi vedete, c'è la costellazione di Orione, subito sotto trovate Sirio e sopra ci sono le Pleiadi, perché sono strettamente connesse con Orione. Allora lui andava a caccia di notte, nelle notti di luna piena. La dea Artemide vede questo cacciatore, questo guerriero bravissimo che non mancava colpo con l'arco e le frecce, ed essendo anche lei dea della caccia, se ne imbavisce, si innamora, scende sulla terra e insieme i due vanno a caccia nelle notti di luna piena, si muovono nei boschi silenziosi e colpiscono gli animali con l'arco e le frecce. Però nello stesso tempo Orione, che era un po' birbone, si era anche invaghito delle Pleiadi, e quindi quando Artemide non lo vedeva cercava di flirtare un po' anche con le Pleiadi, che però scappavano. E infatti le Pleiadi si trovano più avanti sulla costellazione di Orione, e sembra nel moto del cielo che Orione durante la notte si sposti come per andare a prendere le Pleiadi, ma ovviamente non le potrà raggiungere mai. Loro scappano, invocano l'aiuto di Zeus, il quale dapprima le trasforma in colombe e infine, come premio per il loro le fa diventare delle stelle e le mette in cielo. Artemide però scopre questa cosa qua e si arrabbia non poco. Per un pezzo non si fa viva, sparisce. Orione capisce di aver combinato qualcosa che non va tanto bene, e il fratello di Artemide, dea della caccia, è Apollo, e Apollo decide di giocare un brutto scherzo ad Orione. Cosa fa? Un giorno in cui c'è Helios, il dio del sole, che con il suo carro sta illuminando la terra, si mette d'accordo con Helios e gli dice di illuminare per bene un tratto di mare in cui c'è Orione che sta facendo il bagno. Questo povero Orione era in mare che nuotava, lontano da riva, ottimo nuotatore, e Helios lo illumina con i raggi del sole. Apollo si avvicina ad Artemide, sua sorella, e gli dice: lo vedi quel bagliore in fondo là al mare? Sì, gli dice Artemide. Scommettiamo che non sei in grado di centrarlo con una freccia? Lei da riva non riesce a vedere che quello lì è Orione, e accetta la sfida e dice: certo che lo centro, io sono la dea della caccia, figurarsi se lo manco. Vediamo, gli dice lui. Lei prende la freccia, scaglia la freccia e che cosa fa? Centra in pieno Orione e lo uccide. E Apollo, sorridendo, dice: brava, complimenti, hai fatto proprio il centro, hai ragione tu, non avrei mai pensato che lo centravi. E se ne va. Quando le correnti portano a riva il corpo di Orione, Artemide scopre di aver ucciso Orione e si dispera naturalmente. Questo è il mito di Orione. Ecco, adesso quindi vedete Orione che insegue il toro, e qua ci sono le Pleiadi. Esatto. Come vedete la freccetta lì, c'è Pleiadi. Quindi quando un antico greco guardava il cielo, vedeva un affresco con tutte
tappe le immagini dei diti. Eh sì. Quindi, guarda, questo era però per l'antico greco. Se noi, io in questo programma ho anche la possibilità di farvi vedere le costellazioni come le vedono noi occidentali, vediamo le costellazioni in questo modo, cioè le abbiamo in testa unite in questo modo, quindi abbiamo Orione fatto così, il Toro, poi abbiamo Sirio, poi abbiamo i Gemelli, poi Auriga, Perseo, eccetera, l'Orsa Maggiore, vedete? L'Orsa Maggiore che è questa padella qua che si riesce a vedere anche a occhio nudo, l'Orsa Minore che ci indica con la stella polare qual è il nord, eccetera. Se invece noi adesso mettiamo opzione altra pittura, vediamo qua, vedremo che andiamo a vedere stesso cielo visto con l'occhio della mitologia cinese. Cioè, vi sembra la stessa roba? Cioè, sono le stesse stelle ma collegate in modo diverso. Quindi abbiamo tipo il fiume del nord, l'amministratore del centro. Vedete, tutto diverso da quello che vediamo noi, perché hanno altre tradizioni. Quindi, punto primo, le stelle non sono vicine e le costellazioni sono solo una proiezione del nostro vedere. Due, vediamo delle costellazioni fatte in un determinato modo, perché abbiamo una cultura sottostante che ci fa vedere quelle cose lì. E ognuno vede in modo diverso perché dipende dalla cultura che abbiamo e dai miti che conosciamo. Qua è totalmente diverso, sembra un altro cielo. Invece è la stessa identica cosa che stiamo guardando noi, solo che noi non conosciamo questi, loro non conoscono i nostri e noi non conosciamo i loro. E quindi sembra addirittura un cielo completamente diverso. Vediamo con la indiani completamente diverso che gli indiani. Vedete, comunque Orione è sempre un guerriero, però il resto è molto più, ci sono molto meno costellazioni rispetto a quelle dei popoli cinesi, per esempio. Ecco, avete qualche domanda, qualcosa in particolare, qualche mito che volete sapere? Perché dopo ce ne sono di belli anche ancora, c'è Perseo. Perseo è un po' l'utilità, ma è legato a Medusa. Medusa di cui abbiamo parlato prima. Il Toro, che cos'era il Toro? Ecco, il Toro è un elemento molto interessante, la costellazione del Toro, perché il Toro era una figura importantissima in tutto il mondo antico, era considerato sacro sull'isola di Creta, era sacro anche tra gli egiziani, che lo chiamavano Api, e seguiva sempre la dea Hathor, cioè la dea dell'amore, e il Toro rappresentava non soltanto la potenza, la virilità, la fecondità, ma rappresentava anche l'iniziazione, cioè la persona che si risveglia e comprende la realtà, la verità delle cose. E essendo quindi, simboleggiando quindi la saggezza, il risveglio spirituale, il Toro era elemento importantissimo sia nella mitologia greca che in quella cretese che anche in quella egiziana. Come sapete, dalla religione egiziana poi si è originato l'ebraismo, dall'ebraismo è arrivato anche il cristianesimo. Ecco che allora, cosa curiosa, trovate
quando fate a Natale il presepe, nella capanna, giusto? Vi ricordate cosa c'è dentro? C'è Gesù bambino, giusto? C'è Maria, c'è Giuseppe e poi ci sono due animali. Ora, uno si aspetterebbe che in mezzo a un deserto ci sia un cammello o un dromedario, invece no, ci mettono il bue, il toro e l'asino, che tutti e due respirano, alitano, scaldano, dicono no, il bambino. Allora, l'asino per gli egiziani era il simbolo di Set, che è quello, il fratello di Osiride che lo uccide, rappresenta, è una specie di demone, tutto quello che ostacola la crescita e lo sviluppo spirituale nelle persone. Il toro invece rappresenta l'iniziazione. Tutti e due vengono messi nel presepe vicino al bambino a rappresentare cosa? Gesù è un iniziato, quindi ha il toro, ma per arrivare al suo compimento dovrà attraversare mille sofferenze, giusto, compresa la morte sulla croce, che viene rappresentata appunto dagli ostacoli dall'asinello Set. Tenete presente che il presepe è molto antico ed era arrivato in Francia e si era diffuso tramite i romani con l'uso dei larari e poi è stato portato e sviluppato qui in Italia da San Francesco d'Assisi, che aveva la mamma che era francese, la mamma di sapete come si chiamava Francesco d'Assisi? Giovanni, si chiamava Giovanni, lo chiamavano Francesco perché era della francese, era quello della francese, suo padre aveva sposato una francese, una provenzale, e lei aveva insegnato a suo figlio appunto l'usanza natale di costruire il presepe. Noi abbiamo il presepe oggi grazie a San Francesco, ma il presepe appunto affonda le sue origini più antiche anche in questi miti, in questi simboli legati ancora all'antico Egitto. Quindi pensatevi un po', se voi guardate la mitologia greca è piena di miti. Per esempio, la conoscete la storia del nostro continente, Europa? Europa era una principessa cretese, bellissima. Zeus la vede e se ne innamora. E che cosa fa? Dà ordine a una ninfa di nome Eco, che vi ricorda qualcosa la parola Eco? L'Eco, ecco, che era una gran chiacchierona, Eco, di intrattenere Era mentre lui andava a flirtare con Europa. Lui scende sulla terra, si presenta in tutto il suo splendore, no? Io sono Zeus, eccomi qua, e sai, sei una donna bellissima, e lei gli dice, guarda che cioè, io, si butta in ginocchio ovviamente, guarda che io celebro tutti i riti, ti onoro, ti rispetto, eccetera, eccetera, però sai, non mi interessa altro, gli dice. E lui dice, rifiuti di essere corteggiata da un dio? E dice, guarda, se tu avessi voluto avere un popolo di umani obbedienti, ci avresti creati senza il libero arbitrio e saremmo stati tutti dei robot e avresti potuto fare di noi quello che volevi. Ci hai donato il libero arbitrio, adesso mi sgridi perché io lo esercito? A che Zeus la guarda e dice, ecco, è anche intelligente, oltre ad essere una bella ragazza, è anche intelligente questa. Se ne va e aspetta il momento giusto e mentre lei sta facendo il bagno, gli appare sotto la forma di un toro bellissimo, un toro bianco con le corna dorate, mansueto. Questa ragazza vede sto toro bellissimo, va vicino, lo accarezza, gli sale sulla schiena, lui si alza in volo e la porta in Sicilia. Una volta arrivato in Sicilia, lui gli appare sotto le spoglie di un bellissimo fotomodello. Immaginatevi un attore del cinema, no? Non so, quello bellissimo, un giovane, del resto lui è Zeus, appare come vuole lui. E comincia a fargli la corte. E lei dopo un po' gli dice, bravo, così si fa. E dalla loro unione nasceranno un sacco di semidei, tra cui anche Minosse, che
che diventerà il re di Creta. E qui, questo per dirvi, il toro entra qua, ma a Creta vi ricordate dove entra il toro? Con Creta, con Minosse? Abbiamo parlato prima, abbiamo accennato al Minotauro. Il Minotauro era il figlio della moglie di Minosse, Pasife, la quale era rimasta impressionata dalla bellezza di un toro, sempre un toro, che aveva offerto Poseidone, Nettuno, dio del mare, e con lui era nato questo mezzo uomo, questo mezzo toro, che subito Minosse aveva fatto rinchiudere dentro un labirinto che era stato costruito da Dedalo, vi ricordate Dedalo, di cui parlavo prima? E ogni anno andavano tributati 7 maschi e 7 ragazze giovani che venivano prelevati dalla Grecia e dovevano essere dati in pasto a questo toro. Tra le altre cose, quel brutto gesto che si usa ancora oggi, quello di fare le corna, viene proprio da quel mito lì. Perché quando Minosse camminava per le strade di Creta, i cittadini che sapevano che, insomma, tra Pasife e sto toro era nato con Minotauro, alle spalle gli facevano così, come dire, quello lì è quello che la moglie ha fatto. E quindi le corna vengono ancora da questo mito qua. Il Minotauro viene rinchiuso, arriva Teseo, e Teseo che cosa fa? Si fa dare da Arianna, che era figlia di Pasife e di Minosse, un gomitolo di lana, e con quello entra, glielo dà, lo srotola, lui riesce ad entrare e con la sua spada uccide il Minotauro. Arianna si era innamorata follemente di Teseo. Teseo però gli serviva l'aiuto di Arianna per poter uccidere questo benedetto mezzo toro e mezzo uomo, e quindi si finge condiscendente. Quando monta sulla nave per tornare in Grecia, cosa succede? Che Arianna gli dice: oh, non ti stai dimenticando di portare qualcuno con te? Dice: eh sì, insomma, dai, no, adesso mio padre e mia madre me la faranno pagare. Hai ragione. La carica sulla barca, partono per tornare in Grecia, e questa barca aveva due tipi di vele, vele bianche e vele nere, perché il papà di Teseo, che si chiamava Egeo, gli ha dato il nome al mare Egeo, gli aveva detto: come faccio io a sapere se tu tornerai vivo o morto dall'uccisione del Minotauro? Lui dice: se vedi tornare la barca con le vele bianche, vuol dire che io sono vivo. Se vedi tornare la barca con le vele nere, vuol dire che ha vinto il Minotauro e io sono stato ucciso. Durante il viaggio di ritorno, lui che cosa fa? Sto furbacchione di Teseo, che viene presentato sui libri di storia come un eroe, no, perché ha ucciso il Minotauro, invita Arianna, scende con una scialuppa, su un'isola, e dopo la notte passata con Arianna, quando lei si addormenta, lei si sveglia al mattino e vede la nave in lontananza con Teseo che gli fa: yuhu, bye bye. L'aveva abbandonata su un'isola della Grecia di nome Nasso, da cui deriva il modo di dire oggi essere piantati in Nasso. Giusto? Mi ha piantato in Nasso. In Nasso è l'isola dove è stata abbandonata Arianna. Arianna piange disperata, si arrampica in cima alla scogliera, sta per gettarsi dal cima alla scogliera per suicidarsi, per buttarsi giù, quando di ritorno dall'India arriva un altro supereroe greco che si chiama Dioniso, Bacco, che era il dio dell'estasi, del vino e dell'ebbrezza. E lui la vede, se ne innamora pazzamente, atterra vicino, olè, e gli dice: cosa fai? Ti vuoi ammazzare? No, fermala. Lei lo guarda, figuratevi, aveva 33 anni, era appena morto e risuscitato dopo 3 giorni, per cui era, no, al massimo della sua forma fisica, era stato ucciso da 12 titani, per 3 giorni era sceso gli inferi e poi era risuscitato, e quindi sto ragazzotto di 33 anni, bellissimo, dice: guarda che io, cioè, ti amo pazzamente, cioè non posso fare a meno di te.
e lei lo guarda e già aveva dimenticato completamente Teseo, perché figurarsi, cioè, è bello come un dio lui. E lui chiede a Zeus di donare l'immortalità ad Arianna, perché lei era una donna mortale, quindi sarebbe invecchiata e poi morta. E Zeus, come dono di nozze, dà l'immortalità ad Arianna, e quindi i greci dicevano: vedete, Arianna, abbandonata da un uomo e amata da un dio. Questa storia serviva a dire che anche quando nella vita ci sembra che tutto stia andando male, che non ci sia più speranza, in realtà non bisogna mai abbandonare le speranze, perché magari c'è sempre una svolta nella nostra vita che ci permette di rivoluzionarla completamente in meglio. Anche quando tutto sembra che vada male, magari c'è quel colpo che invece fa andare bene. E come dono di nozze, Bacco, Dioniso, dona ad Arianna un'altra costellazione, che è quella della corona boreale, la famosa corona boreale, il dono di nozze che fa Dioniso ad Arianna. Quando va da Zeus inizialmente, prima di dare l'immortalità ad una umana, insomma, ci pensa un attimino e dice: ma sei sicuro di voler l'immortalità per Arianna? E lui gli dice una cosa bellissima che secondo me tutti gli uomini dovrebbero dire alla loro donna. Gli dice: sì, perché lei è la mia parte femminile, io in lei vedo la parte femminile di me, e quindi la mia esistenza è completa soltanto se lei mi sta vicino. E Zeus gli dice: se è così, allora sì, gli concedo l'immortalità. Ecco qua, corona boreale. Ecco qua. Ah, poi non è finita così, perché lui gliel'ha fatta pagare a Teseo, perché ha detto: te la faccio pagare per aver trattato così ad Arianna. Ha chiamato Eolo, che era il dio del vento, il quale ha chiamato suo zio Poseidone, dio del mare, Nettuno, il quale ha fatto il mare mosso e vento e ha spaccato le vele bianche della nave, per cui questi qua si sono ritrovati con le vele rotte, hanno dovuto montare le vele nere per poter andare avanti. Quando re di Atene Egeo vede in lontananza arrivare la nave con la vela nera, pensa che Teseo sia morto, si butta giù dalla scogliera, si sfracella in mille pezzi e da ogni pezzo del corpo di Egeo nasce un'isola del mare Egeo. Tutte le isole della Grecia del mare Egeo sono frammenti, secondo il mito, del corpo di... Quindi la pagata cara è sta roba qua. Ecco, qua vedo che qualcuno comincia a prendere sonno. No. Cosa dite? Abbiamo fatto abbastanza per oggi, questa sera. Abbiamo imparato tante cose belle. Anche troppe. Adesso ci vorrà tempo per metabolizzarle e soprattutto per memorizzare tutte queste cose. Però fatevi un bel regalo, un libro di astronomia e uno di mitologia, e li mettete vicini uno a fianco all'altro, che vanno d'accordo. Anche perché la cultura è una, non c'è la divisione cultura scientifica e cultura umanistica. Benissimo, vi ringraziamo tutti per la vostra attenzione. Thank you.